ho pochissimo tempo per questo. Allora ho pensato di invocare un po' lo spirito di questa città meravigliosa che in sua geografia ha accolto lo spirito del Rinascimento. Il Rinascimento è stata un'epoca di un'ispirazione, di un pensiero che consigliavano l'arte con la scienza, cercando di integrare le varie conoscenze per comprendere il mondo. Io credo che in questi giorni abbiamo la sfida di creare dei ponti tra i ricercatori, il clown, per cercare di costruire un luogo del clown ospedaliero nel mondo. Allora, che lo spirito riscittamentale che all'epoca elevò gli artigiani ad artista verso il divino possa accoglierci in questi giorni e che attraverso di lui sia possibile celebrare questo incontro tra ricercatori e artisti. Io voglio rapidamente cercare di parlare di tre punti. Il primo è la medicina come un luogo sociologico. La medicina, prima di essere un insieme di tecniche, è un luogo dove circolano il nostro immaginario sulla la vita, la morte, la salute, la malattia. Eppure attualmente, per diversi motivi, come riuscivo a parlare, questo immaginario non può circolare. No? La formazione medica valorizza soprattutto la tecnica, la relazione tra i sintomi di una malattia e la sua conoscenza. L'ospedale è che appare un posto modernissimo con tutta la sua tecnologia, guarda nelle sue relazioni ancora molti fattori di un'epoca medievale. I primi ospedali sono nati come dei campi di battaglia, con le battaglie hanno sviluppato tantissimo la chirurgia e i primi ospedali guardano un'organizzazione soltanto militare. Poi la Chiesa ha assunto questo ruolo, perché sappiamo che i medici curano da poco tempo, si è scoperto la cura per tante cose. Prima si davano più un conforto, no, ai malati. E per molto tempo la Chiesa ha assunto questa funzione e la malattia molte volte era legata al peccato, no, e la cura alla redenzione di questo peccato. E qui è nata una cosa importantissima da quale stiamo parlando da questa mattina, che è il volontariato. No? Il volontariato è nato qua anche per rendere i fedeli alla conversione, no, a espirare i suoi peccati. E finalmente ci sono altre tappe, perché non parlerò, ma vorremmo arrivare a questa etapa, l'etapa diciamo terapeutica, no, dove il medico entra dentro dell'ospedale e comincia a assurgere quello che Foucault ha chiamato la disciplinarizzazione delle relazioni dentro dell'ospedale, con tutta la metodologia che abbiamo, il paziente letto a letto, i pericoli delle contaminazioni. Tutto questo per montare un scenario di dove la medicina è arrivata. Se pensiamo nel primo fuoco, che era un fuoco dove avevano la scherpia, che erano il centro dove il malato andava e attraverso il sogno lui alcanzava la cura, no? E siamo arrivati a un punto dove il paziente, per uscire dall'ospedale, dovrà assegnare un termo per fare questo, perché dal momento che entra nell'ospedale la responsabilità della sua cura è del medico, dell'istituzione medica. Secondo punto che volevo parlare è quello che sto chiamando del clown come un cartografo. Negli anni 80 ha cominciato a sorgere il lavoro del clown nell'ospedale. Credo che non è casuale, credo che è frutto di un movimento al quale stiamo chiamando di umanizzazione, ma una necessità
che è venuta, di come la medicina si è sviluppata, e anche allo stesso tempo vari artisti, anche qua, cominciano a rompere i muri di spazi specifici come le gallerie d'arte, il teatro, e hanno cominciato a partecipare più della vita pubblica. E a questo punto voleva leggere un pezzo sopra il ruolo del clown come cartografo. Il clown potenzializza i suoi interventi svolgendo il ruolo di un cartografo, colui che chi fornisce di linguaggi i sentimenti che chiedono di circolare, emergendosi nelle profondità del contesto in cui agisci, attento ai linguaggi che incontra per evidenziare possibili elementi e composizioni necessarie che si materializzano attraverso la sua performance artistica. Il suo modello, il linguaggio, gli oggetti che porta, il uso che gli farà. Il clown si occupa di mappature già fatte, ma anche di quelle possibili, desideri non ancora espressi, generando mobilità attraverso il suo intervento in situazione già codificata, reinventando i sensi, creando linee di fuga da una realtà statica. Oltre a questo, collabora per far sì che la medicina riprenda il suo ruolo di fatto sociale in cui circola l'immaginario sulla malattia, la vita e la morte. Tutto questo dentro di quello che chiamo, attraverso tutte le qualità del clown, che hanno già parlato tanto oggi, non parlerò adesso, ma che svolge, che arriva a quello che chiamo un'etica dell'incontro, una proposta di un'etica dell'incontro attraverso lo sguardo del clown. L'ultimo punto che volevo toccare è pensare un po' perché fare ricerca del clown. E qui io volevo, tutto questo sviluppo, abbiamo visto tutto come clown partecipa quasi oggi di un'attività mondiale, ma credo che sono questioni importanti da rispondere. Come può il lavoro del clown superare la frontiera di un lavoro supplementare ad essere considerato di intervento nel sistema medico? Come conservare la natura del lavoro artistico alleata alle necessità del settore sanitario? Come lavorare affinché l'attività professionale del clown collabori con le questioni legate allo sviluppo della salute? Credo che tutte queste sono questioni che stiamo cercando da questa mattina di trovare qualche parametro o risposte. E qui io credo che la produzione e diffusione di conoscenza, la preparazione tecnica dell'artista e i dialoghi con la comunità medica sono fattori che andranno a collaborare per che questo succeda. E questo aiuterà a costruire dei ponti tra l'universo medico e l'universo dell'arte.